sola, sfidando la mia sorte per una volta ancora. Regalami un sorriso che mi rimanga addosso, come se fosse il nome che un giorno mi hanno messo. Regalami un sorriso. Figliolo, sei sicuro della decisione che hai preso? Sì, Rosalia, completamente. Bene, se sei soddisfatto così, allora anch'io sarò soddisfatta. Certo, non posso evitare un po' di malinconia. Sì, lo so bene, lo so. Per me sei come un figlio. Io ti ho visto crescere e mi ricordo così bene i tuoi giochi, le malattie, le tue prodezze, i tuoi studi e poi da grande i tuoi amori. E i miei amori. Quando ti sei sposato con la mia Brenda, sono stata felice perché entrambi eravate un po' figli miei. Già immaginavo questa casa piena di bambini, sarebbero stati come nipoti per me. Sai, io non sono mai stato felice. E invece con... Con Azucena, sì. Sì. Con Azucena, sì. Senti, però... caro. Puoi ancora tentare, perché non provi a parlarle? No, Rosalia, ormai è inutile. Figliolo, con Brenda non hai trovato la felicità. Ma faresti meglio a costruirtela con Azucena. No. Perché non ci provi? Devi farlo per la figlia che avete in comune. No, ormai è tutto finito. Spero che lei sia felice con suo marito. Io mi farò da parte per morire di dolore e di tristezza. Ah, bambino mio, se solo potessi fare qualcosa per vedervi insieme. No, è tardi. Non c'è più alcuna speranza. Non c'è via d'uscita. E adesso tutto è finito per sempre. Novità? Oh, voi mi farete morire. Perché non risolvete i vostri problemi e poi partite? Non conosco altro modo per essere lasciata in pace. Ma cosa succede? Ma non mi avevi detto che avresti confessato a quell'uomo che non volevi più vederlo? Chi? Rodolfo? Sicuro, proprio Rodolfo. Ma certo, sì, è la verità. L'ho pregato di non venire. Brava, ma lui è venuto. È stato qui, sai. È venuto a seminare il panico in questa casa. E c'era Raffaele? Sì, gli ha aperto Raffaele. È stata la volta peggiore, bambina. No. Ha parlato con Raffaele, Azucena. Li ho visti io con i miei occhi e non sapevo che cosa fare. E li ho sentiti parlare, se è per questo. Ma cosa è venuto a cercare lui? Ah, non lo so, immagino te. Chi altri? E Raffaele che ha detto? Raffaele si è comportato in modo dignitoso. L'ha maltrattato come meritava. E lui? E che poteva fare, cara? Si è voltato e poi è uscito. Ma senti, perché sarà venuto qui? Cosa voleva? Il solito, Azucena, cioè nulla. E poi, scusa, cosa ci viene a fare? In questa casa non c'è niente che lo riguardi. Meglio non venga. Magari era una cosa importante. E se anche così fosse, che ti interessa? Me lo vuoi spiegare? Certo, non mi interessa affatto. Se mi riguardasse... Ah, Azucena, cara. Però adesso, per favore, non ricominciare con i tuoi colpi di testa. Ma, ti prego. Ma è l'ultima volta, te lo giuro. Pronto? Vorrei il signor Rodolfo e Triago. Il signore non c'è, è appena partito. È partito. Credo che resterà lontano per molto tempo. Grazie. E Azucena? Come? Azucena ormai ha preso una decisione. Si ostina a voler partire con suo marito. Bene, stia pure con suo marito, ci rinuncio. Ma Azucena e Anna Carina sono tutta la tua vita. Non soltanto loro, esisto anch'io. Scusa, la vita è mia e voglio pensare al mio futuro. Che cosa dovrei fare? Non posso certo vivere nell'attesa che lei si decida, né tantomeno mi accontento di passare con lei solo qualche momento, qualche ora o un fine settimana fuori città, o che mi conceda gli avanzi del suo amore. Io non ce la farei a vivere in quel modo.
Però tu lo sai che lei prova solo compassione per suo marito. E anche troppo, ma non importa. Resta il fatto che ha deciso qualcosa. Lei ha scelto di restare con suo marito e di dividere la sua vita con lui. Tanto meglio, lo preferisco anch'io. In fondo hai ragione. Non puoi passare la tua vita sperando e aspettandola. Sì, è vero. La situazione era già diventata insostenibile. Meglio partire. Andare lontano da qui. E sarà quello che Dio vorrà. È partito. Ora so che non lo vedrò mai più. Oh, cara. Piccola mia. Mi dispiace, non sopporto vederti piangere. Mamma, se n'è andato via per sempre. Se n'è andato via per sempre. Bambi. Io lo respingevo perché sapevo che lui era qui. Non avevo mai provato un dolore profondo come quello che provo adesso. Perché io sapevo che mi bastava fare il numero di telefono per sentire la sua voce. Ma adesso no. Mamma, io che cosa farò? Ora sarà anche peggio. Non farò altro che chiedermi dove sarà e poi con chi sarà, che starà facendo. Mamma, ti prego, aiutami. Oh, piccola mia, io purtroppo non so cosa dirti, cara. Darei qualunque cosa per non vederti soffrire. Rinuncerei anche alla mia vita. Tesoro, calmati. Su. Perché stai piangendo, Zucena? La mia Gabi. Dimmi, hai deciso di partire? Sì, Gabi. Non mi rimane altra alternativa. Parto, è vero, però tornerò presto. Oh, ma perché sei così triste, Rodolfo? Già, sono triste. È terribile. Di la verità, è per Azucena, vero? Sì. Tu mi hai sempre capito ed è inutile mentirti. No. Rodolfo, abbiamo dovuto vivere dei momenti difficilissimi. Sì, Gabi. Ma l'importante è dimenticarli. Ora l'unica cosa a cui devi pensare è che ti rimetteranno in libertà. Ormai manca poco. Io devo andare all'aeroporto adesso, ma arriverà Rosaria con il tuo avvocato. E come sei carina, eh? Hai ripreso il tuo aspetto di sempre, era ora. Sento che ricomincio a vivere, Rodolfo. Vorrei che tu mi promettessi una cosa, Gabi. Tutto quello che vuoi. Devi aver cura di te. Pensa a te stessa. Perché dovunque io possa essere, ti porterò sempre nei miei pensieri. Rodolfo, Rodolfo, accidenti, quanto mi mancherai. Bene. Ora devo proprio andare. Dimmi, hai già salutato papà e mamma? Sì. Io sono passato a casa. Per questo sono venuto ora, perché da qui vado direttamente all'aeroporto. E volevo darti un ultimo bacio. Ciao, Gabi. Ciao, Rodolfo. Mi raccomando. Ciao. Gabi, mi mancherai tanto. Tu torna presto, Rodolfo. Confermato, hai detto. Accidenti, non immagini la gioia, sai veramente. Ma tu per quando credi che la fisseranno? No, io no, io sono disposto, ma anche subito, immediatamente. Sì, sì. Bene, fammi sapere. D'accordo. Però per favore fate presto, vi prego. Certo, va bene. Intesi. Ci sentiamo, ciao. La pecorella fa ritorno a casa. E non potete immaginare quanta voglia ho di ritornare a casa, riabbracciare mia madre, mio padre, rivedere le mie cose, la mia stanza da letto
ed essere di nuovo tutti riuniti, come nelle occasioni più belle. Rosario, le affido il compito di far mantenere alla signorina tutte le convocazioni del tribunale e potrà liberarsi rapidamente da ogni pendenza. Ci può contare, avvocato. Avvocato, ma che cosa ne sarà di quella donna, di Stella? Beh, per lei le imputazioni sono serie. Le attribuiscono dei reati che la terranno per molti anni in carcere. Gabi, tu sei talmente giovane. Sì, è ancora una bambina, mia sorella. L'unico mio rimpianto è che questa esperienza la segnerà per molto tempo. Certo. Giorni interminabili chiusa qui dentro. Per tutto questo tempo, quello che è successo, la storia in cui sono stata coinvolta, non me la dimenticherò mai. Resterà sempre impressa l'ombra di questo ricordo nel mio cuore. Perché, anche se la mia vita cambierà, e fin d'ora comincerò a ricostruirmi un futuro, se potrò vivere in pace con me stessa, rifugiandomi tra le braccia di chi mi vuole bene, nella mia casa, con i miei genitori, ci sarà sempre qualcosa a ricordarmi tutto questo. Quello che ho vissuto, il baratro nel quale sono precipitata. Certo, io credo che d'ora in avanti io vedrò la vita con occhi diversi. Avrò una visione più profonda, anche più umana. Forse più matura, ecco. Andiamo, Gabi. A casa non vedono l'ora di riabbracciarti. Anzi, sai, penso che la mamma avrà cucinato ogni ben di Dio per festeggiare il tuo ritorno. Gabi, la tua vita è stata molto difficile nelle ultime settimane. Però noi tutti siamo sicuri che verranno tempi migliori. Hai ancora davanti a te una vita intera. Gli Triago ultimamente le hanno dato fin troppi grattacapi, non è vero, avvocato? Certo, sembrerebbe. Grazie, avvocato. Grazie mille per tutto. Io le sono riconoscente. Ora, Gabi, torna a casa. C'è tuo padre che ti sta aspettando. E sono sicuro che muore dalla voglia di vederti. La ringrazio. Bene, spero soltanto che non avremo bisogno di rivolgerci a lei con tanta frequenza. Vieni, la prendi tu la valigia? Sì, cara, ci penso io. Io sarò sempre a disposizione per la vostra. Grazie. Andiamo. Hai preso tutto? Sì, tua madre mi ha già fatto le valigie. Hai preparato la tua roba? No, non ancora. Ma hai cominciato? No, ho dato da mangiare alla bambina, però faccio presto. Sarà dura vivere lontano da tua madre, non l'hai mai fatto. Sì, ne sentirò la mancanza. Comunque, non sarà né la prima né l'ultima volta che una figlia lascia la casa per andare ad abitare altrove. Azucena, io ammiro il tuo coraggio, sai? Partire così per te è un sacrificio. Ti sono grato, credimi. Non c'è motivo che mi ringrazi. Tu sei mio marito. Oltretutto, sei il padre di mia figlia. E il debito di riconoscenza è mio. No, ti prego, smettila. Per favore, non ricominciamo. Adesso c'è il presente. Sì, certo, hai ragione. Sei decisa a venire con me? Sì. Sì? Nonostante queste lacrime. Oh, Francesco, che felicità. Ascolta, dovremmo aprire tutte le finestre. La casa deve essere arieggiata, deve entrare la luce, il sole e anche un'atmosfera nuova. Sì, non puoi neanche immaginare quello che provo adesso che sono. Credimi, mi sembra di essere rinata, però non so, insieme sento una specie di nodo alla gola. Sì, ti capisco, certo, certo. Una figlia ritorna e l'altro se ne va. Ma perché le cose sono dovute andare così? Perché Rodolfo ha voluto partire adesso, che si è ripresentata l'occasione di stare di nuovo tutti insieme qui da noi? Ma come, amore? Mi sembra un vantaggio che parta. Imparerà a guardare la vita da una certa prospettiva, potrà riflettere con distacco. Solo allora deciderà di fare quello che più gli piace. Sì, hai ragione. A conti fatti è persino meglio che le cose siano andate così. Sì, amore. È stata una dura lezione, però ci è servita. Lo sai che non è mai troppo tardi. Sì, esatto. Non è mai tardi quando arriva la gioia. Coraggio, Francesco, apriamo la porta. Sì, anzi, su, spalanchiamola. Sì. Vieni. Rispondimi, Azucena. Verresti con me anche contro voglia?
Ho deciso di seguirti, te l'ho già detto. Sacrificandoti, accettando una vita di delusioni, triste, piangendo ogni giorno di nascosto. No. Sì, lo faresti, ma soltanto perché ti faccio molta pena, compassione, perché non hai il coraggio di tirarti indietro. Ma perché dici questo? È la verità, Azucena. Un giorno, ti ricordi, mi hai promesso che avresti fatto tutto il possibile per amarmi. Non ci sei riuscita, io lo capisco, perché ai sentimenti non si comanda. Raffaele, io voglio venire via con te. No, non lo vuoi. Stai forzando una decisione della quale in seguito ti pentirai. Anzi, sai, io non voglio più che tu parta con me. Che cosa dici? No. Ma allora, scusa, perché mi hai chiesto di... Volevi sapere se avevo già preparato le valigie, sembrava quasi certo, che avessi fretta di partire. Ma è ovvio, volevo metterti alla prova. Mettermi alla prova? Sì, non capisci? Non sapevo fino a che punto fossi capace di sacrificarti, quanto mi volessi bene. E che significa questa valigia, Luca? Nella valigia ho messo tutta la mia roba, io me ne vado a Azucena. Solo? E dove? Ecco, il mio medico curante mi manda all'estero. In un centro specializzato, sembra ci siano possibilità di tornare a vedere. Raffaele, io non posso. No, no, tu puoi invece, e io lo voglio. Deve rimanere, telefona a Rodolfo Triaco. Cosa stai dicendo? È inutile ripeterlo, sposati con lui. È lui l'uomo della tua vita, tu lo ami. In fondo è il vero padre di tua figlia, non ho nessun diritto di separarti da lui. Dall'uomo che ha dato la vita alla tua bambina. E tu sai quanto voglia bene a quella piccola. E come a te, lo sai quanto ti amo. E non permetterò che tu soffra per stare al mio fianco. E con chi partirai? Verrà Armando con me. Aspetta. Grazie. Grazie. Sono proprio una stupida. Non so come ho potuto non amarti. Gabi! Mamma! La mia bambina! Figlia mia. Oh, papà! Bentornata, cara. La mia casa, finalmente. La casa. La nostra casa. Dove ora saremo felici, più coscienti, più allegri. E adesso facciamo un brindisi. Passare, la prego, è importante! Signorina, è proibito! Spoglia di mezzo! Guardi dove mette i piedi! Signora, ma che modi sono? Scusi, signora, mi scusi, sono desolata. Lasciarmi mai. Azucena, amore mio.
Niente potrà più separarci.